pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Domani 8 dicembre la Chiesa celebra una solennità veramente sentita, radicata nei cuori dei fedeli, l'Immacolata Concezione. Allora noi oggi vogliamo fare un viaggio nella devozione, nelle tradizioni, nell'arte, e dunque un energico bentornati ai nostri ospiti, a Soar Rebecca Nazzaro, missionaria della Divina Rivelazione, che ci porterà, ci restituirà Maria nel modo in cui è stata raffigurata da tanti artisti attraverso i secoli. Soar Rebecca, bentornata. Grazie, grazie. Sì. E bentornato accanto a lei padre Gian Matteo Roggio, mariologo, missionario di Nostra Signora della Salette. Bentornato, grazie. Padre Gian Matteo. Allora, un istante di pazienza, perché subito vogliamo portarvi in un luogo dove davvero la devozione è profondamente sentita. Non siamo molto distanti dalla capitale e lì ci attende la nostra Marta Manzo. Marta. Buon pomeriggio Gabriella, infatti siamo ad Albano Laziale nel santuario di Santa Maria della Rotonda, un luogo di estrema devozione. Con me a raccontarlo proprio c'è Monsignor Adriano Gibellini, che è il rettore del santuario diocesano. Monsignor Adriano, questo è un luogo vocato veramente alla Madonna. Sì, siamo nel cuore mariano della diocesi, in questo tempio dall'VIII secolo. Noi veneriamo la Madonna in questa icona, che è l'icona di Maria, Regina e Madre della Misericordia. Da qui parte tutta la devozione mariana, non solo di questa città, ma anche dell'intera diocesi. Ed è per questo che proprio tutte le celebrazioni mariane più importanti in occasione della solennità dell'Immacolata o dell'Assunta, qui vengono celebrate delle devozioni particolari. In questo caso la novena dell'Immacolata, che dal 29 di novembre ci ha accompagnato fino ad oggi in attesa della grande festa dell'Immacolata Concezione di domani. E proprio infatti con Suor Massimiliana parliamo di questi momenti, sono momenti di preghiera scanditi lungo tutto il giorno fino a domani. Sì, e noi la novena l'abbiamo così strutturata, si comincia con un canto mariano e poi si prosegue con una lettura sul mistero dell'Immacolata, appunto per approfondire meglio proprio il mistero della nostra Mamma Celeste. Poi, dopo la meditazione, c'è la recita del Santo Rosario con le litanie cantate. Poi, dopo, si legge una preghiera, appunto proprio per in preparazione alla solennità dell'Immacolata, e concludendo alla fine il tutto con il canto del Totapulcra. Ed è davvero commovente vedere come i fedeli partecipano sia alle preghiere che ai canti che facciamo durante questa novena, dimostrando così il loro amore, il loro affetto verso la nostra Mamma Celeste, chiedendo appunto a lei che sia nostra guida e maestra e che diriga i nostri passi verso il nostro ultimo fine, che è appunto Dio. C'è questa grande devozione infatti in questo luogo, ma non soltanto in questo paese. Sì, infatti è molto sentita questa devozione, appunto perché lei comunque è la nostra Mamma Celeste, quindi noi come suoi figli tutti sentiamo questa vicinanza a lei. E proprio di questo parliamo con alcuni dei fedeli tra poco, vi raccontiamo anche qualcosa di questo santuario perché ha una storia molto lunga. Gabriella, vi aspettiamo qui tra poco. Grazie, noi arriviamo prestissimo. Allora, padre Gian Matteo, sono tanti i luoghi di devozione dedicati proprio alla Mamma Celeste dove si avverte con forza questo rapporto, però partiamo proprio, approfitto della vostra presenza qui, dall'ABC, dal perché questa festività, la solennità dell'Immacolata Concezione, è tanto importante per noi cristiani. È tanto importante per noi cristiani la solennità dell'Immacolata perché ci vediamo dentro l'inizio della nostra redenzione, cioè festeggiando Maria che viene concepita senza che le conseguenze del peccato prendano in un modo o nell'altro dimora nella sua carne, nella sua anima, noi festeggiamo l'aurora che introduce il Figlio di Dio nel mondo.
perché è il figlio di Dio la nostra redenzione, il fatto che il figlio di Dio abbia voluto farsi uomo, e per farsi uomo c'è bisogno di passare nel grembo di una donna. Ecco, padre Gian Matteo, ma perché proprio l'8 dicembre? C'è una ragione per questo? L'8 dicembre è una festa antica. Se noi andiamo nel X secolo, quindi se facciamo questo grande passo all'indietro, troviamo che viene celebrata all'8 dicembre la festa della Concezione di Sant'Anna, che per la tradizione è la mamma della Vergine Maria. Quindi abbiamo questa festa della Concezione di Sant'Anna celebrata dai monaci in Inghilterra, e poi questa festa, sempre l'8 dicembre, verrà fatta propria dalla curia papale, cioè dalla, come dire, dal calendario liturgico proprio della curia romana. Non possiamo non ricordare che l'Immacolata Concezione è un vero e proprio dogma, un dogma certo, proclamato da Pio IX. Certo, è un dogma. Confermato 4 anni dopo. È un dogma di fede, cioè vale a dire l'azione che Dio ha compiuto in Maria, rendendola tutta santa sin dal primo istante della sua esistenza, è essenziale per entrare nella pienezza della fede. Ecco, era il 1854 quando è sì, stato... 8 dicembre 1854. E poi, 4 anni dopo, le apparizioni di Lourdes. Come si legano? Ma il legame lo fece Pio X. Il legame esplicito tra questi due eventi lo fece questo Papa, dicendo che le apparizioni di Lourdes non erano tanto una conferma, ma erano un frutto. Cioè, siccome la Chiesa, attraverso il Papa, aveva riconosciuto quest'azione di Dio in Maria, ecco che il cielo risponde. Perché Maria si presentò a Bernadette. Esatto, dicendo... io sono l'Immacolata Concezione. Allora, adesso vengo da lei, su Rebecca. Intanto vediamo se Simone può aggiungere qualche altro tassello. Guarda, il tassello di oggi è quello, diciamo, di coinvolgere i nostri telespettatori. Come ogni giorno noi vi aspettiamo, soprattutto oggi, e vi chiediamo cos'è per voi, ecco, questo giorno così importante. Cosa sentite? Cosa provate? Partecipate allora alla puntata di oggi. Noi vi aspettiamo sul nostro numero WhatsApp, perché si è appena attivato, 348 30 70 345. Lo sapete, attivi ci sono anche tutti i nostri social e chiaramente la nostra mail di redazione. Grazie, grazie Simone. Allora, sua Rebecca, il tema, la concezione di Maria libera dal peccato originale, ha ispirato artisti che appartengono a tutti i secoli. Sì. Intanto mi dice se c'è un'opera cui lei si sente particolarmente legata? Ma veramente sono tante, può essere quella del Tieb, Giovan Battista Tiepolo, del Rubens, il Murillo, sono tante opere che rispetto ad ogni artista manifestano alcuni punti specifici. È molto bello riconoscere in questi artisti come evidenziano i simboli che rappresentano l'Immacolata Concezione, e attraverso i simboli noi possiamo ripercorrere proprio l'essenza, la natura stessa di Maria. Ad esempio la vediamo coronata di 12 stelle, questo è un po' un'icona comune. Vediamo che schiaccia la testa al serpente, vediamo che ha la mezzaluna sotto i piedi, lo spicchio di luna sotto i piedi. Quindi attraverso i simboli noi possiamo capire chi è questa donna, e quindi è interessante anche vedere, certo, che come l'arte ci aiuta a riconoscere il significato evangelico di Maria, che è madre di Dio e madre nostra. Ecco, sor Rebecca, cogliere l'armonia, la bellezza, il fatto che Maria rappresenta per noi un ponte verso Dio, è una sfida enorme. Secondo lei i migliori artisti, quelli che veramente ci hanno trasmesso, sono stati capaci di toccare l'anima di chi guarda l'opera, che cosa in particolare hanno cercato e sono riusciti a cogliere? Ma soprattutto il fatto che lei proprio è immacolata, cioè senza peccato originale, è sempre rappresentata con l'abito bianco e il manto blu. Questo significa proprio che è una creatura che non ha avuto la macchia. Immacolata vuol dire proprio senza macchia di peccato. Quindi questo l'hanno evidenziato perché è l'unica creatura nell'universo che
è stata concepita e preservata quindi senza il peccato originale, quindi senza le conseguenze del peccato originale, che sono appunto la malattia, la sofferenza e soprattutto la morte. Allora, io ritorno da Simone, perché così aggiunge qualche notazione storica. Sì, vorrei farvi vedere un'immagine che abbiamo preparato per voi, che riguarda un monumento molto importante, un monumento dedicato all'Immacolata. Si trova a Roma, siamo a Piazza di Spagna. E venne posto nel 1857 ed è firmato dall'architetto Luigi Poletti, e ogni anno dal 1923, in occasione proprio della festa dell'Immacolata, i pompieri di Roma offrono una corona di fiori e il Papa, pensate, appunto presenzia regolarmente questo evento così importante dal 1958. Pensate. Ecco, Padre Gian Matteo, proprio questa visita tradizionale dell'8 dicembre dei pontefici, che poi è particolarmente cara ai nostri concittadini, ai romani, ha un particolare significato, ma ce n'è una che è rimasta, secondo me, scolpita nella nostra memoria collettiva, molto recente, ed è la visita di Papa Francesco durante la pandemia nella piazza vuota, silenziosa. Immagini che ancora oggi sono nella nostra mente, nel nostro cuore. Le piazze delle nostre città possono essere anche vuote, ma la presenza di Maria ci raggiunge lì dove viviamo. E allora, quando Papa Francesco andò durante la pandemia da Covid ad onorare l'Immacolata in quella piazza così diversa dal solito, lo ha fatto proprio per ricordarci che è Maria che raggiunge prima ognuno di noi. Noi la veneriamo perché lei ci ha raggiunti per prima. E lei ci ha raggiunti per prima generando Gesù, e lei ci ha raggiunti per prima perché, in quanto Immacolata, vive in pienezza l'amore del prossimo. Per lei amare qualcuno non ha ostacoli. E domani Papa Francesco si recherà anche a Santa Maria Maggiore, sarà di fronte all'icona di Maria Salus Populi Romani, cui è molto legato, è particolarmente legato, e porterà con sé una rosa d'oro. Che cosa significa? La rosa d'oro è l'omaggio tipico dei pontefici alla Vergine Maria. Quando i pontefici vogliono esternare, cioè far vedere pubblicamente la loro devozione a Maria, utilizzano il simbolo della rosa d'oro. E questa rosa d'oro vuol dire prima di tutto un affetto materno. Guardiamo a Maria come madre. E guardiamo a Maria come madre che ci può educare a crescere nella maturità in Cristo. Perché Maria è madre che ci fa crescere in Cristo. Lui è il vero uomo nuovo. Lui è la pienezza dell'umanità. E Maria ci aiuta a crescere in colui che è la pienezza dell'umanità. E allora noi adesso andiamo in pubblicità, però questo viaggio nella devozione, nell'arte, lo proseguiamo subito dopo e torneremo anche ad Albano. A tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, siamo noi e il nostro viaggio nell'arte, nella devozione, la vigilia dell'Immacolata Concezione lo riprendiamo subito, tornando da Marta Manzo, tornando ad Albano. A te, Marta. Qui Gabriele, infatti la devozione è fortissima. Io vorrei presentarvi subito Manuela Cristini, che è una delle, forse delle persone più devote alla Madonna qui a Santa Maria della Rotonda. È un luogo a cui, Manuela, lei è legatissima. Sì, sono legata a questo luogo per un motivo molto semplice. Abitavo a due passi da qui, tutte le mattine passavo da questa chiesa per andare a scuola. Era sì la strada più breve e più sicura, ma era anche il modo per portare il primo saluto a Mamma Maria. Ed è lo stesso luogo in cui poi ha fatto le sue promesse, in cui si è sposata. Esattamente, le mie promesse, le nostre promesse tra mio marito e me sono state fatte proprio qui, davanti all'icona della Madonna della Rotonda, queste promesse che si fanno davanti a Dio 41 anni fa. È un luogo questo storicamente molto antico. Esattamente, questo santuario
che era un ninfeo della villa di Domiziano, risale al primo secolo dopo Cristo. Diciamo che la prima attestazione della consacrazione di questo luogo è del 1060. Successivamente tanti ordini religiosi si sono susseguiti nel rettorato di questa chiesa, ma nel 1664 è stato acquistato dalla diocesi suburbicaria di Albano. In questo luogo c'è stata l'incoronazione tante volte. 3 volte la nostra Madonna è stata incoronata. La prima volta nel 1728 da Monsignore canonico della Basilica di San Pietro in Roma, successivamente alla soppressione degli ordini religiosi per ordine di Napoleone Bonaparte, sono state confiscati tutti i beni e tutto il corredo della Madonna. E poi l'ultima volta. E l'ultima volta in seguito a un furto sacrilego dell'ottobre del 1904, il 14 maggio del 1905, questa bellissima immagine che abbiamo alle spalle è stata rincoronata. Perché così tanta devozione? Allora, io più che della storia, direi, di date, queste cose, direi che è una storia d'amore. È una storia d'amore questa con la Madonna, anzi, qua Madonna da Aritonna e gli Arbanesi. Ecco, è la nostra Madonna. È veramente la nostra mamma. A lei ci rivolgiamo quando ci sono problemi seri, sia personali, sia invece disagi che fanno parte della pubblica, diciamo, di tutti, della comunità. È una un'eredità. Io volevo fare infatti una battuta proprio con la signora Laura in chiusura. È un'eredità personale, familiare. Certo. C'è un modo di dire qui ad Albano Laziale che è preciso. Che è preciso, che si... Con il latte materno si assume anche la devozione alla Madonna della Rotonda. È la nostra Madonna e tutti fanno riferimento a questo santuario nei momenti, come diceva Emanuela, nei momenti tragici. Infatti durante una pestilenza la Madonna ha salvato la città e quindi per questo è riconosciuta proprio come la nostra Madonna, la nostra mamma. Io ringrazio Manuela, ringrazio la signora Laura e tutte le persone che sono qui con me da Albano Laziale. Gabriella, ti restituisco la linea. Grazie Marta, noi ringraziamo te e loro. È stato bello riscoprire questo santuario con tutto quello che rappresenta. Sor Rebecca, so che è sempre difficile per chi ha dedicato la propria vita all'arte, alla storia dell'arte, fare una scelta. Però ecco, torno a domandarle se c'è un'opera, può essere anche una scultura, una raffigurazione, che le è particolarmente cara, di fronte alla quale lei ha sentito particolarmente forte questa presenza. Ma diciamo che la scultura per antonomasia più famosa è proprio quella della Pietà. Ogni volta che portiamo i visitatori, i pellegrini nella Basilica di San Pietro, ci soffermiamo anche a spiegare il significato di quest'opera che Michelangelo ha realizzato quando aveva solamente 24 anni. Ecco, di fronte alla rappresentazione che Michelangelo fa della Vergine Maria, che è proprio immacolata perché è rappresentata più giovane del figlio. Quindi Michelangelo ha la risposta all'obiezione: come mai il viso della mamma è più giovane del figlio? Lui risponde proprio: perché lei rappresenta un amore puro, perché lei non ha subito le conseguenze del peccato originale, perché Maria, non dimentichiamolo, è la nuova Eva. Eva ha disobbedito, Eva non ha risposto sì e Maria ha risposto sì, come un bellissimo cantico di Tertulliano che dice: Eva ha ascoltato la voce del serpente, Maria ha ascoltato la voce dell'Arcangelo Gabriele. Questo sì, Padre Gian Matteo, è un sì che risuona forte anche per noi.
tant'è che l'8 dicembre è un giorno che getta luce, che infonde, ne abbiamo veramente bisogno, è un tempo difficilissimo quello che stiamo vivendo, sentiamo il rumore delle armi. Per lei che cos'è l'8 dicembre? L'8 dicembre è un giorno di speranza, proprio perché è un giorno di luce. In Maria Immacolata ci viene detto che non è affatto vero che noi siamo costretti per forza a dover rimanere schiavi del male, a dover rimanere schiavi della guerra, a dover rimanere schiavi dell'odio, della persecuzione. Non è vero. Noi abbiamo un'altra possibilità. Ce l'abbiamo gratuitamente, perché è il Signore che ce la dona. Ma abbiamo questa possibilità di cambiare. E quindi abbiamo la possibilità davvero di portare luce, di diventare luce, di essere luce in mezzo a tante tenebre. E tra poco, a proposito di luce, vi faremo ascoltare una testimonianza, vi racconteremo una storia di conversione che è stata davvero guidata da Maria. Ve ne diamo una piccola anticipazione, poi ci ritroviamo qui subito dopo la pubblicità. Madre, l'ho sempre vista come una mamma, tanto è vero che una mamma sa cosa vuole una figlia. E ho chiesto, sicuramente nel mio cuore c'era il desiderio di famiglia. Rientriamo in studio, lo avete visto, ci stiamo preparando a vivere con la massima intensità e coinvolgimento. È domani la solennità dell'Immacolata Concezione, abbiamo ricordato che il dogma dell'Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX, era il 1854 e 4 anni dopo fu confermata dalle apparizioni di Lourdes, la Madonna si presentò a Bernadette dicendo io sono l'Immacolata Concezione. E adesso, come promesso prima della pubblicità, vogliamo proporvi, raccontarvi la storia di una conversione guidata proprio da Maria. Sentiamo. Maria, gratia plena, Dominus tecum. Con Maria c'è stata una bellissima presentazione, Giovanni Paolo II. Io mi ricordo che scrissi una lettera, era a maggio, e niente, questa lettera la posai sulla sua tomba piangendo, perché quella che conducevo ritenevo non fosse vita. Ecco, non era quella la vita, secondo me. Maria mi è stata sempre accanto come una madre, l'ho sempre vista come una mamma. Tant'è vero che una mamma sa cosa vuole una figlia. E ho chiesto, sicuramente nel mio cuore c'era il desiderio di famiglia, di matrimonio, e proprio pregai Maria dicendo madre mia aiutami, se questo è l'uomo della mia vita fammelo capire, aiutami tu. La notte stessa il mio fidanzato si sveglia e mi chiede di sposarlo. Io fin da bambina ho questo dono del canto. Cantare per il Signore è qualcosa di meraviglioso, di epidermico. Cantate, cantate la lode, qualsiasi cosa che vi sta a cuore, la parola prende una forma e una forza diversa. Se ci emoziona una canzone di Lucio Dalla, di Battisti, immaginate una canzone, un canto per Dio. Quando penso a Maria mi emoziono, perché un chiedere è un ricevere. Io ho ricevuto tanto da lei, tantissimo. La Madonna è pazzesca, con le sue figlie è pazzesca. Padre Gian Matteo, è bellissima questa testimonianza, anche il passaggio dalla madre alla figlia, perché poi quando viviamo un momento di buio, di tenebra, non riusciamo neanche a pregare, rivolgendoci a lei, solo rivolgendoci, neanche pronunciando delle parole, è come se qualcuno ci prendesse per mano. Ma d'altra parte San Paolo in una delle sue lettere dice che
L'amore cristiano è vero quando sappiamo portare i pesi gli uni degli altri. In fondo Maria porta i nostri pesi e questa storia che abbiamo ascoltato ce lo dimostra. Maria realmente è tutta santa perché riesce a portare i nostri pesi senza che questo divenga un motivo per litigare, un motivo per recriminare qualcosa. Assolutamente no. Maria porta il peso di ciascuno di noi, così come una madre porta il peso dei propri figli, e lo fa per amore, e lo fa per manifestare al mondo che la vita cristiana è questo. La vita cristiana non è chissà che, la vita cristiana è proprio questo saper portare i pesi gli uni degli altri. Sor Rebecca, la testimonianza che abbiamo appena ascoltato ci ricorda anche che il canto è una preghiera doppia. L'arte, la pittura, il canto, può essere catechesi, può aiutarci a sollevare lo sguardo. Sì, perché l'arte colpisce direttamente al cuore. Il cuore vibra di fronte a un'opera d'arte, di fronte a una bella musica, di fronte a una scultura, di fronte a un quadro, perché non passa attraverso la ragione viene bypassata e la bellezza colpisce direttamente il cuore e il cuore non ha filtri, perché il cuore è la presenza di Dio. Quindi il cuore umano immediatamente riconosce che c'è un qualcosa che infrange questo recinto del finito, questa angustia della razionalità che ci fa sentire troppo piccoli. Noi siamo fatti per le cose grandi, siamo fatti per le cose di Dio, quindi l'arte ci aiuta a percorrere questo veicolo e quindi a incontrare poi l'infinito che per noi ha un nome, Gesù di Nazareth con Maria sua madre. Sor Rebecca, non ho mai approfittato della sua presenza per rivolgere una domanda personale, però oggi ci provo. Mi piacerebbe sapere quando e come lei si è resa conto che l'amore per l'arte e quello per Maria avrebbero potuto essere una cosa sola. Ma l'ho sperimentato attraverso le nostre catechesi, quando abbiamo un po' lasciato la catechesi tradizionale, diciamo, del catechismo, e abbiamo condotto prima di tutto i nostri amici, i nostri parenti a fare una visita nella Basilica di San Giovanni Laterano, e abbiamo visto che gli stessi concetti che dicevamo seduti in un tavolo, ma li trasformavamo attraverso la bellezza, abbiamo visto l'efficacia e la forza e quindi anche l'interesse, allora abbiamo capito che c'era un bel connubio tra l'arte e la fede, e per questo poi abbiamo iniziato le nostre catechesi attraverso l'arte. Bellissimo. Simone, ci stanno scrivendo in tanti. Sì, grazie ai nostri telespettatori, davvero vi ringraziamo per i tanti messaggi che stiamo appunto raccogliendo, non possiamo leggervi tutti purtroppo, ma parto con Paola. Maria è un ponte tra uomo e Dio. Maria piace perché di fatto è una di noi, ha vissuto sulla pelle le tante difficoltà della vita. E poi la testimonianza di Roberta, che dice: sono cresciuta senza madre, devo dirlo, la figura di Maria è stata molto importante per me, nella vita mi ha sempre accompagnato. Ma cos'è appunto il giorno dell'Immacolata per i nostri telespettatori? Andrea per esempio ci dice: non è soltanto un giorno speciale, è un dono prezioso. E poi c'è il messaggio di Marianne, con questo concludo: è un giorno di festa e ogni anno io porto in chiesa dei ciclamini bianchi per ringraziarla, lei ha salvato mio figlio da un brutto male, la sento sempre vicina. Grazie Simone, grazie davvero a tutti voi, perché sono sempre anche condivisioni molto sentite e molto personali le vostre. Padre Gian Matteo, con il pensiero rivolto a domani, 8 dicembre 2023, in questo tempo difficile, che augurio può fare a tutti noi per vivere profondamente questa Immacolata Concezione? Vorrei prenderlo proprio da quello che abbiamo ascoltato. I nostri amici, le nostre amiche alla Madonna della Rotonda ci dicevano che quel luogo è diventato sacro dopo essere stato un luogo pagano dell'imperatore Diocleziano, e l'imperatore Diocleziano è uno degli imperatori che ha perseguitato i cristiani. Come si oppongono i cristiani alle persecuzioni? Che cosa dicono i cristiani davanti alla violenza? Davanti alle persecuzioni e alla violenza i cristiani rispondono con l'immagine di Maria, con questa donna tutta santa che diventerà madre del Figlio di Dio e che seguirà il suo Figlio fin sotto la croce, ne diventerà testimone con gli apostoli per dire che
alla pace e all'amore possiamo e dobbiamo sempre dare una possibilità. Sor Rebecca, sarà una giornata di grande festa, una lunga giornata anche per lei e per le sue consorelle domani. Sì, domani abbiamo una grande festa, due nostre consorelle metteranno la professione perpetua. Abbiamo scelto proprio il giorno di Maria, l'Immacolata Concezione, quindi sarà una festa per tutta la comunità, ma per la Chiesa intera, perché ogni vocazione è una missione, è un dono che riceviamo, è un dono che doniamo alla Chiesa per il servizio, per la salvezza delle anime. Anche un'ordinazione, Padre Gianmatteo, nel giorno dell'Immacolata Concezione assume un significato particolare e chissà con che coinvolgimento viene vissuto. Ma certamente, perché ricevere i ministeri dell'ordine sacro o il diaconato, come sarà domani per un mio confratello, o il presbiterato, significa ricordarci che se vogliamo essere testimoni credibili dobbiamo guardare a Maria. Lei è la testimone credibile. Allora, io ringrazio Suor Rebecca Nazzaro, ringrazio Padre Gianmatteo Roggio, perché di sicuro insomma ci sentiamo più pronti a vivere nel modo giusto l'Immacolata Concezione domani, anche riscoprendo tante opere d'arte. Ringraziamo tutti voi per le tante condivisioni e noi, come sapete, ci siamo dal lunedì al venerdì alle 15:15. Vi aspettiamo in studio. Grazie a tutti.